Non c'entra qua la politica, ci siamo tutti per bene, tutta gente per bene qua siamo. Uno stipendio per tirare avanti. Napolitano che è lo stronzo. Fanno lei? Io penso che una cosa da mafiosi è più altro perché comunque non c'è più politica, perché è una politica corrotta, una politica venduta. Questa non è politica, non è democrazia, la sovranità popolare non è finita. Spiegate, non c'è mai stata, è vero, ma adesso comunque la corruzione ha raggiunto limiti. Io penso che comunque bisogna urgentemente fare una nuova legge elettorale, una legge che permetta veramente comunque al popolo di esprimere la propria volontà. Anche per nominare il presidente. Sì, certo, credo che sia necessario per una politica giusta e per un paese giusto che il Presidente della Repubblica venga eletto direttamente dalla popolazione. Bisognava fare un cambiamento, un rinnovamento, non c'è stata la capacità, soprattutto da chi si portava, io non voglio dire, ma di chiunque fosse il partito, di chi parlava di cambiamento, mi rivolgo a tutte le persone oneste che ma dov'è il cambiamento? Io ne faccio una questione, ma dov'è il cambiamento? Questo è il problema, cioè sono incrociati nei loro interessi, questo ragazzo lo dice in maniera meglio di me, ha detto due cose importanti, voi le sapete queste cose e che non ve le fanno raccontare, Monte dei Paschi ha detto due cose importanti, Monte dei Paschi, le città di Berlusconi, la trattativa Stato-mafia, quello si devono nascondere, perché lo sanno che sono finiti e che devono nascondere cose prima delle prossime elezioni, ma devono arrivarci alle elezioni, perché il 28 aprile del 45 un altro nano come quello prova a scappare dall'Italia, però ci è rimasto a Milano a testa. È necessario un accordo, ma non ricadendo di fare occupare il Montecitorio. Occupiamo il Montecitorio con la massima tranquillità. Vieni qui a parlare, vuoi dire qualcosa? Chiunque voglia dire qualcosa venga qui, qua c'è il megafono a disposizione. Allora, l'idea è quella, lo so. Allora, l'idea è quella di decidere insieme il da farsi, l'idea è quella di decidere insieme il da farsi, non si sente, mi dispiace. Appoggiatelo là. Adesso qua. Sentite meglio? Ci sente meglio adesso con lui? Dai, a reggere il cavo! Allora, ci sente meglio con quello? Non si sente, siamo così un tecnico. Siamo qua, siamo tanti, siamo qua! Ti vengo io, rimozione delle transenne, questo bisogna che gli si chieda da tutte le parti. Noi siamo qua finché non viene qualcuno a spiegarci perché hanno votato Napolitano. Vogliamo le ragioni, che venga qualcuno qua a spiegarci per quale motivo hanno votato Napolitano. Ci ci sono tante persone in piazza, è già successo diverse volte per il Movimento 5 Stelle, questo però non è un bel giorno. No, assolutamente no, è una pagina nera della democrazia italiana. La casta si è ricompattata su un nome tra l'altro del nostro Presidente della Repubblica attuale, che anche recentemente non era assolutamente stato più criticato da Beppe Grillo e da noi, però purtroppo è stato preso come segno di continuità in una modalità che a noi dispiace. Avevamo un grande candidato, speriamo ancora, ma le speranze non ci sono più che lo spoglio dia un risultato diverso, che è Stefano Rodotà, un professore riconosciuto da tutti, persona indipendente, di origini che arrivava dalla sinistra e che noi abbiamo riconosciuto perché i nostri cittadini ce l'hanno detto, ma che poteva essere benissimo di tutti, non era assolutamente di parte. Purtroppo a noi ci è sembrato sinceramente che è stato solamente un puntiglio da parte del PD. Il PD, se non lo dice lui il nome, non va bene per definizione. Ecco, queste sono bambinate, veramente bambinate. Orellana, questo non sembra effettivamente una bocciatura sulla persona, ma sembrerebbe proprio di più una bocciatura sul metodo che è stato utilizzato per la candidatura, la ricandidatura di Napolitano. Ma è la stessa cosa di Franco Marini, noi non è che avessimo una pregiudiziale personale, nessuno contro Franco Marini, un ex sindacalista eccetera, ma se nasce con certi presupposti, con certi obiettivi, anche questa di Napolitano, questo però lo sento soprattutto, l'abbiamo sentito soprattutto dagli organi stampa, nasce il Napolitano bis con un solo obiettivo, quello di fare un governissimo contrario al risultato delle urne che ha portato a noi a avere il 25%, a essere il primo partito alla Camera, anche se non a livello di seggi parlamentari, e quindi proprio contrario a tutto. Mi sembra una cosa veramente inaccettabile, quindi perciò ribadisco, una giornata nera della democrazia. Purtroppo questo è. Orellana, grazie. Prego.